Zucca e benessere, zucca e salute e bellezza. La zucca è un frutto ortaggio molto speciale, fa parte appunto della famiglia dei carboidrati puliti, o meglio, quegli alimenti che sono necessari al nostro corpo per sostenere le nostre ghiandole surrenali, per stare bene, per nutrire la nostra salute. E quali sono? Allora, vediamo la zucca, le patate dolci, la frutta, l'acqua di cocco, il miele. Tutti alimenti che non dovrebbero mai mancare in ogni stagione sulla nostra tavola e soprattutto per tutta la famiglia. Ma veniamo a noi, come può essere nostra alleata per la salute e soprattutto come prepararla? Io quest'oggi ho scelto la zucca Lorenzini, Natura Amica. Lorenzini porta avanti un progetto straordinario di prevenzione attraverso il cibo, attraverso l'alimentazione, proprio per la salute dell'uomo. Ed ecco che allora arriva sulla mia tavola una zucca Lorenzini che in questo caso è molto molto dolce, ma anche molto saporita. E quindi come può essere nostro alleato gustoso anche per la linea, perché con quel suo contenuto fibroso ed acqua può sostituirsi anche al classico panino. Ecco quindi un kebab o panino, come lo si voglia chiamare, di zucca. Esattamente, prendete una zucca, tagliatela, svuotatela dei suoi semi, dividetela in quattro e con ogni spicchio create un panino che vi piace, con ingredienti a vostra scelta, magari a basso contenuto anche di grassi. Come prepararla? Io la faccio così. La preparo svuotata dei suoi semi al vapore, la faccio cuocere al dente di modo tale che rimanga abbastanza croccante e castagnosa. Se è possibile, sceglietela sempre molto castagnosa affinché possa accompagnare proprio un po' il vostro ripieno con quel gusto croccante che spesso il pane ci dà. Poi riempitela come più vi piace. Io in questo caso ho preparato un ripieno a base di cavolfiore, patate dolci, pomodorini, cipolla, aglio, prezzemolo. Ho anche aggiunto un po' del coriandolo e anche dello zenzero perché amo il sapore piccante. Ed ecco qua. Lasciatelo magari intiepidire affinché possa essere mangiato più facilmente. Se l'idea del panino non vi piace o magari volete rendere la vostra zucca un poco più sfiziosa, potete anche riempirne metà e poi lasciarla raffreddare, magari in frigo per qualche ora, portarla in tavola fredda, o meglio, chiaramente prelevarla dal frigor un'ora prima del pasto, quindi fresca, e tagliarla a fette. È molto gustosa e scenografica.